Mancina ha un carico, ce l'ha già suo, però ha un riconoscimento particolare, perché Bruno Mancini è un uomo a tutto a 360 gradi. Lui sta a Ischia e da bambino ha sempre sentito la poesia e ha sentito la terra ischitana nel sangue proprio, l'ha aiutato a promuovere la bellezza, la musica, il canto, ma tutto quanto, perché la tua menzione, la motivazione per me è stata molto complessa, infatti è stata l'ultima motivazione che ho fatto, perché è ricco di attività, è ricco di tutto, giornalismo, poesia, cultura internazionale, arte, promuove anche gli spettacoli a Ischia, le canzoni, insomma, un uomo a 360 gradi, un istantaneo, è proprio l'associazione sua di Ischia Arte, a 360 gradi in tutto il mondo, perché lui ha contatti. Beh, al momento abbiamo una sede operativa in Algeria, a Blida, con Dalila Bucalpa, una sede operativa qui a Pontinia con Angela Maria Tiberi, un'altra sede operativa a Mirandola con questa gentilissima signora che è Paola Ottima Soprana, più ovviamente la sede in Trentino con Roberta Parenza, che è l'attuale presidente della nostra associazione, e con Gaetano Di Meglio, che è vicepresidente ed è il direttore del giornale Dispari. In sala abbiamo anche Maria Luisa Neri, che è la nostra direttrice artistica. Ora, la bellezza, se c'è una bellezza nella nostra associazione, è quella di aver cercato sempre contatti con altre associazioni e con altri autori, tutto ovviamente sotto un profilo della gratuità, perché se c'è qualcosa che a noi non piace è quello che ci sono i premi letterari dove l'iscrizione 5 euro, 10 euro, cioè praticamente dove gli autori, gli scrittori, i poeti, i pittori devono pagare per essere letti. Questa è una cosa che ci ha dato sempre fastidio e quindi abbiamo cercato di superarla. D'altra parte non abbiamo nessun contributo mai avuto da parte delle amministrazioni, anche per essere liberi di poter esprimere fino in fondo la nostra libertà. Siamo autofinanziati con dei momenti così piuttosto simpatici, fino ad arrivare comunque ad essere presenti, quest'anno sarà la quarta volta, al Book City di Milano. Il Book City di Milano, per chi non lo sapesse, è un'organizzazione internazionale, è organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Milano, in collaborazione con la Camera di Commercio, con le fondazioni Feltrinelli, Mondadori, Einaudi e tanti altri, adesso non mi ricordo. Quindi per quanto hanno contribuito, quest'anno noi saremo ancora al Book City, una sede prestigiosa con uno spettacolo di 3 ore, al quale parteciperanno tanti dei nostri amici, scrittori, poeti, eccetera. Quest'anno in più abbiamo un'occasione eccezionale per farlo diventare un evento importantissimo, perché Roberto Brandini, che saluto e che ringrazio, ha finito di scrivere proprio ieri una sinfonia per Ischia, la prima sinfonia in assoluto scritta per l'isola di Ischia, che non c'era mai stata qualcosa. E quindi noi, grazie a Paola Occhi, che ha preso questo impegno molto oneroso, cercheremo di presentarla in prima assoluta mondiale a voi insieme alle nostre poesie. E anche a tutti che ci spero di nuovo. Forse qualcosa anche di più. Vogliamo prendere insieme a Milena Pedrati, a tutti quanti.